Ciao ragazzi, aggiornamento del negozio oggetti, andiamo subito a vedere che cosa è uscito oggi. Nike, Lethal Company ancora è rimasto, poi abbiamo ancora Ariana Grande, ancora Guerriero Nord, poi è tornata la sezione di Star Wars con il bundle di Anakin Skywalker, che sinceramente raga non mi ricordo se era uscito già i primi giorni di giugno con il famoso evento di Star Wars. La schiena comunque ha il cubo, saldatore ad arco, non il cubo di Fortnite, raga, ovviamente. E il deltaplano intercettatore Jedi di Anakin è carino, non è male. Le motte, vediamo un po' com'è. Sta cosa qua, quindi mobile. E poi abbiamo un emoji e una wrap oro, diciamo, più o meno. Soltanto la skin 1500, 500 il piccone, 800 il deltaplano, 300 la wrap, 500 l'altra l'emote. Poi è uscita finalmente Padme, quindi chi non se l'è presa se la può shoppare, raga. Costa 1500 la skin singola, 500 il piccotto e lo yacht di Naboo, 800 V-Buck, quindi diciamo che anche lei più o meno costerà 2000 e qualcosa, 2100, dovrebbe essere tutto il pass. Poi abbiamo Darth Maul 2002, tutto il bundle, 1500 la skin, 500 il piccone, 800 il deltaplano, infiltratore Sith e presenza minacciosa, la wrap invece 300 V-Buck. Poi tutto il pacchetto dei soldati clone 1500 V-Buck, il bundle di Obi-Wan Kenobi 2000 V-Buck, la skin singola 1600, invece l'intercettatore Jedi 1200 V-Buck. No, il bundle costa forse 2002 perché io ho già le emote da 200 V-Buck. E poi scendiamo giù, ancora infiltrazione Cyber, le skin delle wrap, raga, 1500 la singola, ve la faccio vedere una, così capiamo bene come funziona. Praticamente si può cambiare il colore primario, il colore secondario e poi eccolo qua, il colore secondario forse non c'è, non esiste, ok, non esiste, però si può poi con le wrap che abbiamo nel nostro armadietto personalizzare la skin in miliardi di modi. Per esempio, mettendo questa wrap qua diventa così, il primo invece era gialla, eccola qua. Non è male, l'unica pecca di queste skin secondo me sono proprio le skin, non ce n'è una bella e quindi non lo so, raga, se prenderla o no. La stessa cosa vale per i cosmetici, i picconi e zainetti, non li stiamo a guardare, raga, tanto li conosciamo già e non uscivano da un po', ma sono abbastanza vecchi. Echo di Windwalker, questa ha una bella skin, 800 V-Buck. Poi abbiamo Zero Assoluto, 1200 V-Buck, anche questa ci può stare. Tripla Minaccia, 1200, questa è una delle mie skin preferite. Poi abbiamo Skeletara, quindi la Renegade di Halloween, 1200 V-Buck, carina anche questa. Kira, 1200 V-Buck in due colori, originale e quello di San Valentino, autostoppista 500 V-Buck. Poi c'è le morti ieri, raga, punta e passa, l'ho avanzata perché l'abbiamo già vista. Hyperion 1200, che ormai è appuntamento fisso, pesce secco di palude, anche lui continua ad uscire e non se ne va. Sanctum il vampirone 1500 V-Buck, due stili, predefinito il rosso. E poi c'è Frontiera 1200 V-Buck, penso col cappello e senza cappello, ok, Jonesy capelli scuri. Luna crescente 1200 V-Buck, corno lungo 800 V-Buck, poi abbiamo passo di rock 500 V-Buck, si roccheggia un pochino, accendete i motori, quindi le solite cose di Rocket Race. Billie Eilish che rimane ancora per qualche giorno, raga, poi non si sa se mai tornerà, almeno quella del pass, se mai tornerà l'altra probabilmente sì. La nuova crew, poi abbiamo i soliti bundle, i soliti pacchetti, insomma tutto il resto che c'è in fondo. Ci fermiamo qui, like, mi raccomando, per supportare il canale, codice creatore sempre attivo. Ci vediamo domani in live dalle 3 sul canale Viola e probabilmente uscirà anche la previsione. Ciao!